Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico coprispalle che io ho deciso di chiamare glaciale. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato dell'Adrian Wool che si chiama appunto glaciale. Guardate che meraviglia! Ha questo effetto peloso in contrasto con il filo. Io il colore che ho scelto è il 143, che quindi ha questo oro e questo che non è grigio, questo effetto peloso, è più su un azzurino. È veramente particolare e mi piace tantissimo. Voglio farvi vedere però anche altri colori che trovate sempre disponibili sul mio sito www.filatielsa.com, però vi ricordo che in descrizione io vi lascio proprio il link che vi porta al filato. Guardate questo dorato con diciamo l'effetto peloso sul bianco, oppure bianco con il bianco però ottico, veramente fantastico. Però sul sito sono disponibili molti altri colori, quindi potete dare un'occhiata. Abbiamo uno splendido ottaneo, c'è anche il nero, quindi veramente un colore più bello dell'altro, e potete fare questo coprispalle e è molto elegante per qualche evento di sera, dicevo, per quanto, ma anche di giorno in realtà, se usate quello bianco. Comunque, dicevo, per poterlo realizzare io ho utilizzato 3 gomitoli, quindi 150 grammi, lavorando con l'uncinetto del 5,5. Ora mi raccomando, se avete una mano stretta vi consiglio di andare a lavorare anche con il 6, 6,5. Questo perché è vero che i giri da fare sono veramente semplici, ma se per caso sbagliate, dovete sfilare, l'effetto peloso, se andate a lavorare con un uncinetto più grande, non vi si diciamo non vi complica la vita nell'andare a sfilare. Però io vi consiglio questo: se avete una mano stretta lavorate col 6, se invece avete una mano stretta e temete di sbagliare, andate a lavorare col 6,5, così se dovete sfilare non avete problemi. Io però, come vi ho detto, l'ho lavorato con un uncinetto del 5,5. Un'altra cosa, per quanto riguarda la taglia M, prendete un gomitolo in più. Per una taglia LXL, due gomitoli in più rispetto a me. Questo perché la lunghezza penso la dovete fare tutti uguale alla mia, perché comunque io ho le braccia abbastanza lunghe, quindi sono forse anche un po' più lunghe rispetto alla media. Quindi come lunghezza ci troviamo, magari dovete fare un motivo in meno rispetto a me, ma sicuramente per quanto riguarda la larghezza, quindi le catenelle da montare, dovete mettere di più rispetto a me, proprio perché comunque vedete a me qua dietro è perfetto. Quindi per una taglia M, una taglia L, questa larghezza, quindi altezza, non andrebbe bene, sarebbe troppo piccola, quindi dovete andare a mettere qualche motivo in più, e io naturalmente nel tutorial vi do delle indicazioni da seguire. Detto ciò, sì, il punto è veramente semplicissimo, sono 3 giri che vanno ripetuti, sono veramente semplici da fare, quindi è anche divertente farlo. Si fa un lungo rettangolo che poi va cucito per poter realizzare le maniche, e infine si va a fare i polsi in modo da avere l'inizio uguale alla fine da entrambi i lati. Quindi, detto ciò, spero che anche questo tutorial vi piaccia, che desiate realizzare questa creazione, e se lo fate, mi raccomando, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che di ogni tanto andare a dare un'occhiata al sito, perché ogni giorno sto cercando di pubblicare dei nuovi pacchi offerta nella sezione offerte social, per far fuori un po' di filato che mi è avanzato in giro. Quindi, detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro coprispalle io ho deciso di utilizzare questo fantastico, morbidissimo, pelosino filato della Adrian Wool che si chiama Glaciale. Guardate che meraviglia! Il colore che ho scelto io è questo, il 143, che dalla telecamera sì, forse si vede che è un grigio, ma in realtà non è un grigio, sembra un azzurrino. È molto particolare, mi piace molto per questo. Mi dà un po' una sensazione diversa dal solito come colorazione, e mi piaceva proprio usare questo appunto per tale motivo. Però, come potete vedere, qui abbiamo anche dei colori più classici. Abbiamo la classico bianco su bianco, quindi se dovete fare una stola importante, un coprispalle elegante come nel nostro caso, anche questo colore è bellissimo. Oppure abbiamo anche questo che è su un colore dell'ottanio, molto bello, molto particolare anche questo. Oppure poi il classico dorato. Sono tutti colori bellissimi, e sul sito ce ne sono anche altri. Allora, andiamo giusto a parlare di questo coprispalle. Dobbiamo fare un lungo rettangolo che vada da polso a polso, non fino al polso proprio qui, ma diciamo qua, perché voglio fare un piccolo polsino, quindi che chiuda un po' la lavorazione, quindi per avere poi lo stesso finale del
del polsino sia a destra che a sinistra, quindi non fatelo troppo lungo. Io naturalmente alla fine vi dirò quanti centimetri l'ho fatto per andare a fare poi anche il polsino. Dicevo, dobbiamo fare quindi questo lungo rettangolo. Le catenelle iniziali che andiamo a montare saranno la larghezza, non deve essere un rettangolo troppo largo, perché come avreste potuto vedere a inizio del video, quindi con la creazione già finita, la mia intenzione è quella di fare delle maniche strette, quindi diverso dal coprispalle che facemmo tempo fa con le maniche più larghe, tipo a kimono. Questa volta voglio delle maniche strette, quindi il rettangolo non deve essere troppo largo. Nel mio caso questo è un piccolo campione, ma nel mio caso io ho montato 37 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3, a cui va aggiunta una catenella per avere l'inizio uguale alla fine, e io, come vi ho detto, ho montato 37 catenelle. Ora, per una taglia M io vi consiglio di montare massimo 2-3 motivi in più, quindi non di più. Per una taglia L 6 motivi in più, XL 8 motivi in più. Ma mi raccomando, cercate di non farla troppo larga, appunto perché altrimenti le maniche non vi vengono strette, ma vi vengono di nuovo a kimono, come l'altro che abbiamo realizzato tempo fa. Per quanto riguarda la larghezza, allora io montando 36 catenelle ottengo una larghezza di circa 33 centimetri, quindi calcolate per una taglia M di arrivare a un massimo di 39, di 33, di 37, 38 centimetri, per una taglia L un po' di più. Naturalmente vedete anche le vostre spalle, se avete delle spalle belle imponenti, un po' alte come si suol dire, allora in quel caso magari aumentate anche di qualche centimetro. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare la nostra lavorazione, che sarà semplicissima: sono tre giri che vanno sempre ripetuti, di cui due in realtà sono uguali. Iniziamo con il primo giro e io vado subito a fare 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, una catenella di separazione, rientro nella prima delle mie catenelle di base e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella successiva, quindi nella terza, scusate, ho fatto le troppo strette, ok, e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Salto 3 catenelle, salto 2 catenelle e di nuovo entro nella successiva e vado a fare maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Salto 2 catenelle e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Devo fare questo quindi per tutto il giro. Salto sempre 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, una catenella, rientro maglia alta. Termino il giro entrando nell'ultima catenella e andando quindi di nuovo a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Mi giro con la lavorazione e posso andare a fare il secondo giro. E di nuovo con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare sempre 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta. E a questo punto vado a fare un ventaglio all'interno di ogni ventaglio, quindi entro sempre nell'archetto di una catenella, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Ventaglio successivo, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Ventaglio successivo, sempre nell'archetto di una catenella, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi, come potete vedere, è davvero semplice, si va a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio. Questo è il nostro secondo giro. Quindi entro nell'ultimo archetto del ventaglio, dell'ultimo ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo per fare il terzo giro e il terzo giro è diverso. Entriamo sempre nell'archetto di una catenella con una maglia bassissima e andiamo a fare, scusate se vedete le mani più sporche di inchiostro, ma stamattina ho litigato con l'inchiostro della stampante. E comunque dicevo, andiamo a fare quindi il nostro terzo e ultimo giro, quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte, una,
2, 3 e continuo così quindi per tutto il giro. Archetto successivo del ventaglio, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi vedete, è molto semplice. Ah, forse una cosa che non ho detto, se mi ricordo lo dico quando farò la presentazione della creazione. Se avete una mano stretta, vi consiglio di andare a lavorare con l'uncinetto del numero 6. Spero di ricordarmelo e dirvelo nella ripresa iniziale. Quindi continuo a lavorare sempre le mie 3 maglie alte all'interno dell'archetto. Ed eccoci qua, ultimo archetto del ultimo ventaglio, sempre le nostre 3 maglie alte, 1, 2, 3. A questo punto dobbiamo tornare a fare il primo giro. Ve lo faccio rivedere visto che abbiamo una base diversa rispetto a prima. Con una maglia bassissima mi porto direttamente dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e di nuovo a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle. Una di separazione, rientro maglia alta. Vado nella seconda maglia alta del gruppo di 3 e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Ve lo faccio vedere un'ultima volta, vado nella seconda maglia alta, vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella. Rientro maglia alta. Quindi questi sono i 3 giri che vanno sempre ripetuti, veramente semplicissimi. Io vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere questo giro e poi vi farò vedere in centimetri quanto sono andata a cucire per poter realizzare le maniche e lasciare l'apertura per indossare il nostro coprispalle. Allora, io ho terminato il mio rettangolo, vi dico che ho ripetuto i 3 giri per 23 volte e per fare in modo che l'inizio sia, che la fine sia uguale all'inizio, io sono andata a rifare anche i 2 primi giri del 24esimo motivo, quindi non ho fatto, scusatemi, l'ultimo giro, ma solo i primi 2, in modo tale che comunque anche se il motivo va verso questo lato, si termina sempre con i 2 giri. Vedete, qui ho i 2 giri di ventagli e qui anche i 2 giri di ventagli. Io ho già piegato a metà su se stesso il rettangolo perché ho messo i marcapunti per vedere dove andare a mettere appunto i miei marcapunti. Vi dico che ripetendo i giri per i miei 3 giri per 23 volte più altri 2 giri, io ho una lunghezza di circa 132 centimetri, che come lunghezza va più che bene. Ora ho piegato su se stessi il rettangolo, sono andata a mettere i marcapunti e io adesso vi dico anche che dall'esterno verso l'interno io andrò a cucire per le maniche circa 44 centimetri, lasciando un'apertura, vedete, dal marcapunti all'altro marcapunti, quindi per infilare appunto le braccia, lascerò circa 40 centimetri, quindi un po' più larga della mia larghezza delle spalle, perché la mia larghezza delle spalle è di circa 37 centimetri e mezzo, forse 38. Quindi ci sono questi 2 centimetri in più che mi permetteranno appunto di indossare il coprispalle senza problemi. Ricordiamo che io ho fatto un coprispalle stretto perché volevo appunto le maniche strette. Ora, come vi dicevo, quindi per una taglia io vi consiglio invece di mettere 40 centimetri come media, andare a lasciare almeno un 45 centimetri e naturalmente cercate di cucire stesso, di fare in modo quindi qua di avere la stessa lunghezza sia da questo lato che da quest'altro lato per le maniche. E infatti io vi dico anche che oltre a misurare appunto i centimetri che vi ho detto, io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ho messo in marcapunti tra il primo e il secondo giro del mio nono motivo. Stessa cosa da quest'altra parte. Diciamo che io per capire bene ho iniziato a mettere i marcapunti dove avevo l'ottavo motivo, quindi contando anche da qua a qua l'ottavo motivo, e sono andato a indossarlo. Visto che mi andava largo, ho alzato ulteriormente il marcapunti, quindi li ho riavvicinati e quindi vi ripeto che a qui io ho circa 40 centimetri. Quindi cercate di misurarvi anche per le taglie diverse rispetto alle mie in questa maniera. Contate dei motivi, andate già da 8 motivi e mettete i marcapunti e poi iniziate a vedere se dovete
potete avvicinare di più i marcapunti o se invece come larghezza vi cade bene. Detto ciò, quindi adesso andrò a cucire dall'esterno verso l'interno e poi vedremo come andare a fare dei bordini dei polsini al nostro coprispalle, perché voglio fare dei polsini per evitare che si noti che qui, vedete, qui ho le catenelle iniziali, mentre quindi vorrei che si notasse il meno possibile, e per questo penso di andare a fare dei polsini che stringano la lavorazione e creano un po' l'effetto buffo delle maniche, non tantissimo perché comunque le maniche sono strette, però adesso vado prima a cucire e poi andremo a fare le maniche e vi farò vedere naturalmente come. Allora, quindi io ho cucito, ho fatto una cucitura normalissima con ago di lana, stesso filo della lavorazione, passando tra le catenelle delle maglie alte, quindi veramente molto semplice, e naturalmente tra dove avevo le catenelle di qua avevo la maglia alta normale, quindi sono passata e ho fatto una lavorazione molto semplice. Allora, io qui ho già fatto il primo polsino, un po' per rendermi conto di come farlo, e qui avevo le catenelle iniziali e sono andata a fare 3 mezze maglie alte in ogni archetto di catenelle. In questa maniera, scusate, avevo le due catenelle, quindi ho fatto le mezze maglie alte come primo giro, 3 in ogni archetto. Adesso qui da questa parte invece vi farò vedere appunto tutti e 4 i giri, perché alla fine ho fatto 4 giri. Ho fatto un giro di mezze maglie alte, un giro di 2 maglie alte chiuse insieme e 2 giri di maglie basse, in modo appunto da stringere tantissimo il mio polsino. Adesso qui però noi abbiamo una base diversa, come potete vedere qui andrò normalmente a fare una mezza maglia alta sopra ogni maglia alta e nell'archetto di una catenella, in modo tale appunto da averne 3 come ho fatto qui, 3 in ogni archetto. Quindi adesso prendo il mio filo, lavoro sempre con l'uncinetto del 5 e mezzo, ma voi se volete potete andare a lavorare anche con un uncinetto più piccolo per avere ancora la lavorazione ancora più stretta. Parto da dove ho la cucitura, quindi da qui, e quindi vado a fare, ho fatto la cucitura, una mezza maglia alta. Quindi in questo caso mi aggancio con il filo e vado solamente a fare 2 catenelle. Poi vado nell'archetto e vado a fare una mezza maglia alta. Vado dove ho la maglia alta e vado a fare una mezza maglia alta. Maglia alta successiva, mezza maglia alta, archetto, mezza maglia alta. Continuo così quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare e come andare a fare poi il giro successivo. Quindi continuo a lavorare così per tutto il giro e vedete, già si inizia a stringere un po' la lavorazione. Perfetto, ho fatto la mia ultima mezza maglia alta, quindi scusate, qua si vede il filo, poi lo devo togliere. Entro nella seconda catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a fare 3 catenelle, che in questo caso sono la mia prima maglia alta, e poi in ogni mezza maglia alta vado a fare nella prima vado a fare una maglia alta non chiusa sopra la mezza maglia alta successiva, vado a fare anche un'altra maglia alta non chiusa e chiudo insieme e ricomincio: una maglia alta non chiusa sopra la mezza maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la mezza maglia alta successiva. E vado a fare questo per tutto il giro: maglia alta non chiusa sulla mezza maglia alta, maglia alta non chiusa sulla mezza maglia alta successiva e chiudo insieme. Continuo a lavorare così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il successivo. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte chiuse insieme, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima per chiudere il giro. Terzo giro, il quarto sarà uguale al terzo, quindi non ve lo farò vedere. Ci alziamo una catenella, rientriamo dentro e andiamo a fare una maglia bassa. E adesso andiamo a fare una maglia bassa sopra ognuna delle 2 maglie alte chiuse insieme, in questa maniera. Quindi davvero semplicissimo, e in questa maniera chiudiamo ulteriormente il nostro polsino.
In seguito andrò a fare un altro giro di maglie basse, una sopra ogni maglia bassa del giro precedente, però se avete necessità di chiudere ulteriormente la lavorazione andate a fare altre due maglie alte, due maglie basse chiuse insieme nell'ultimo giro, in modo tale da chiudere ulteriormente il giro. Io non ne avrò bisogno, quindi andrò a fare solamente un giro di maglie basse sopra ogni maglia bassa. E in questo caso quindi poi il nostro coprispalle sarà terminato.